vedi il futuro della rete italiana a banda ultralarga? Ma come del resto oggi è emerso in maniera chiarissima da quasi tutti gli interventi, noi abbiamo bisogno di una forte accelerazione sulle infrastrutture di ultima generazione, che sono la fibra fino alle case e agli uffici e 5G, che poi vuol dire ancora fibra, e per far questo la soluzione migliore è di avere un'unica rete a disposizione di tutti, nel quale confluiscono i contributi e gli asset di tutti gli operatori di telecomunicazione, in modo che l'Italia non perda posizioni competitive nei confronti dei paesi che sono più avanti e sono diversi in Europa. Ha lanciato anche una proposta per quanto riguarda l'Europa per non perdere il treno dell'innovazione, qual è? Ma la mia proposta è questa: siccome altri paesi, penso alla Cina e penso agli Stati Uniti, stanno investendo centinaia di miliardi di dollari dei governi, la Cina e il governo cinese direttamente, e negli Stati Uniti soprattutto sono le spese della difesa che investono nella ricerca sull'intelligenza artificiale, su blockchain, sul 5G, poi presto sul 6G, l'Europa ha a disposizione una grande risorsa che non ha mai utilizzato, cioè la possibilità di emettere titoli di debito sovrano europeo. Se l'Europa emettesse degli euro bond, dei titoli, sui mercati finanziari andrebbero a ruba e potrebbero finanziare un grande piano europeo, che poi andrebbe suddiviso tra gli stati e i loro centri di ricerca su appunto queste le nuove tecnologie del futuro, da cui dipenderanno gli scenari e gli equilibri geoeconomici e geopolitici dei prossimi anni. Quindi poniamo con forza, e questo potrebbe essere una proposta unitaria di tutte le forze politiche italiane, dalla Lega al PD, poniamo con forza sul tavolo dell'Europa, poniamo alla signora von der Leyen questo tema, utilizziamo una risorsa finora non sfruttata, l'emissione di titoli europei per alcuni centinaia di miliardi di euro, per finanziare un grande piano di ricerca e poi di trasferimento tecnologico che ci consenta di recuperare il terreno che stiamo perdendo nei confronti della Cina e nei confronti degli Stati Uniti.